Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio del gameplay. Allora, in questa puntata siamo con Mattia, Beatrice, Jacopo e Grace, e ovviamente i mimici, non ce li dimentichiamo, i mimici, e andiamo un po' avanti con loro. Allora, io sono appena entrata in gioco proprio, quindi non ho avuto spoileroni di cosa stanno facendo, di cosa non stanno facendo. Allora, abbiamo Jacopo che è qua sotto che si sta allenando. Sono le 3:30 di domenica mattina. Beatrice? Beatrice, ma cosa ci fai vestita da Babbo Natale sexy? Questa me la devi spiegare. Che poi lui aveva questo stato. Ah, ok, va bene. Allora, lei sta cucinando con un abbigliamento tipo porno anni 90. Lui è qua che guarda la televisione e lei è qua che spinciotta col computer. Muffin è qui e Bacon è di qui. Allora, mettiamo via questo visto che ha messo bene. Allora, fatemi vedere una cosa. Oh, si ricordano l'uno dell'altro, che bello, quasi piango. Allora, volevo in questo episodio andare da qualche parte con Camilla. E magari, boh, anche tutta la famiglia, non lo so. O invitare Camilla qua, volevo fare qualcosa di questo genere. No, non andare lì. Tua madre ha cucinato. Ah, è la radio qua, non capivo da dove venisse sta musica. Ho detto, ma che cazzo? Allora, il gumbo ha cucinato, il gumbo. Allora, Jacopino, pane e vino, viene a mangiare il gumbino. Ah no? Almeno potevi metterti il cappello rosso, però. Anche tu. Questa è ancora buggata? Prova a venirla a svuotare. Sì, niente da fare, raga, è buggata. Cambiamola allora. Cambiamo sia questa che quella sopra. È un po' che è buggata. Qua ho sbagliato a premere. Prendiamo questa, dai. Così la cacca ce la disintegra, tipo, solo con un'occhiataccia. Ok. Off topic terminato. Possiamo tornare alle cose importanti. Vieni anche tu, Mattia, a mangiare il gumbo. Questo lo butto via io. Non te preoccupes. In più volevo sistemare il tetto qua, ma mannaggia, non so come farlo. Mannaggia l'universo. Infatti vedete che non ho messo niente. Non riesco a incastrare i tetti, porca miseria. Vediamo, almeno tirarlo avanti così. Dopo il problema. Se no dovrei tipo incastrare questo così. Questo così. Sì, fa proprio schifo però. Fa proprio schifo. Forse però è meglio che lasciarli senza tetto? Qual era adesso? Non mi ricordo mai. Questo? No, troppo grosso. Questo forse? No. Resta questo, non è che ne avanzino molti. Ah, forse perché è nero più scuro. Sì, era questo allora. Non mi piace, però piuttosto di lasciarlo senza... Vabbè, ce la facciamo andare bene così al momento. Comunque, noi mangiamo fuori. Con questa musichetta molto... Io non so fischiare, ragazzi. Un'altra curiosità, fun fact. Non so fischiare. In più qua mi avevate suggerito, e io non l'ho ancora fatto, perché dopo mi sono ammalata, lo facciamo insieme. Stiamo entrando nella modalità costruisci, tipo una trentina di volte. Probabilmente uno avrà anche mal di testa. Mi avete suggerito di mettere un tavolino
Devo mettere questo. Aspettate. Non si vede niente neanche lo stesso. Tavolino con la televisione. Tanto per finire il discorso, eh. E potremmo metterci anche una console. Visto che comunque lui è un uomo, gli uomini si sa che giocano alla console. Qua sopra non saprei cosa metterci, al momento resta così. Sì, dai, al momento resta così, ci penseremo. Allora, beh, sarebbe quasi mattina, però tu vai a dormire. Devo capire perché lei è vestita così. Cioè, mi turba onestamente. Ma non tanto per l'essere vestita da Babbo Natale, ma perché ha il cappellino blu. Tu perché sei vestita così? Voi sapete perché un Sim si veste così? In condizioni, circostanze normali, intendo dire. Non quando è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di un qualsivoglia genere. Lì, vabbè, non stiamo neanche a sindacare. Pulito, caldo e asciutto. Vieni a riporre. Ah, sta ancora mangiando. Scusa. Allora, quando hai finito, fallo. Tu come sei messa col lavoro? Beh, oggi è domenica e non lavori. Domani sì. E allora ci conviene fare oggi le nostre sporche cose con Camilla? Perché domani lei lavora e la seguiamo perché dobbiamo diagnosticare la malattia di tre pazienti e curare con successo. L'abbiamo fatto con uno solo e quindi è giusto farlo anche con gli altri, insomma. Addio del cielo, quanto ci vuole mangiare il gumbo? Ora capisco che magari era caldo, scottava, che cacchio ne so. Inventiamoci le balle del musso. Però c'è qualcosa? Sì, c'è roba dentro. Mi ero neanche accorta. Ciao, Bacon. Allora, mandiamoli a letto un paio d'ore. Io non capisco perché. Entro e li trovo svegli, pimpanti alle 3:30 del mattino. Poi alle 2 del pomeriggio mi tocca mandarli a letto. Ecco appunto, in più lui fra poco comincia anche a lavorare. Ah beh, cioè, della serie di bene in meglio. Allora, cosa possiamo fare con Camilla? Camilla con 3 M? Camille, mi viene in mente le merendine, avete presente? Le camille, quelle con le carote? Sono anche buone poi, fra le altre cose. Ecco, mi turba che lei sia a letto e non mi dice che sta dormendo. Ma tanto si è svegliata. Non devi rompere le palle, detta proprio in parole povere. In più lei è anche ammalata, ha la nausea. No, raga, non è incinta. Spoilerone. Spoilerone. Ancora asciuga. Ma che cazzo di asciugatrice ho? Vabbè. Allora, noi invece ci svegliamo. Bene, sta per nevicare pure. Cosa di cupcake qua? Ah, mercato delle pulci su stufa. Raga, vabbè, la vista è a dir poco stupenda. Su stufa di andare al mercato delle pulci, però. Federica. Signore, questa roba è rimasta accesa con queste canzoncine penose. Allora, potremmo. Vabbè, andiamo al centro ricreativo. Sì, dai, andiamo là, così abbiamo un sacco di cose che possiamo fare. Dai, vamonos! Eccoci! Ah,
Anche qua comincia a nevicare. Allora andate dentro, voilà. Qui sì, il riscaldamento è già acceso. Molto bene. Beh, intanto, salutiamoci in qualche modo. In più, sapete che loro due stanno cominciando a piacersi, no? Cioè, non c'è ancora niente di conclamato, però c'è un interesse, ecco, da parte di entrambi. In più volevo imparare a conoscerla, perché noi non sappiamo niente di lei. Come vedete, cioè. Chiediamole anche della carriera. Questa comincia a cantare con la sua. Dai la mancia! Dai, ha problemi di soldi, dalle la mancia. Tipo elemosinare. Oh signore, perché i paparazzi? Ah, perché c'è questo qui! Ma cosa viene a farci una stella del disto. Una stella del cinema in un centro ricreativo. Solito centro ricreativo lo trovate in da galleria. Infobox per il nome. Ci ha detto della carriera? No. Allora. Cavolo, l'ho vista. Chiede la carriera, eccolo qua. Mancano le ultime modifiche che ho fatto, che era. Ma no! Ah, ok, no, perché da qua pareva. Vedete che da qua sembra spento? E invece dopo è acceso se vi allontanate. Vabbè. E, tra le ultime modifiche che ho fatto, che appunto erano questo per il riscaldamento e il portaombrelli. Niente di vitale importanza per. Ah, la star fa yoga, qualcuno che la usa. Che bello. Allora, cantiamo? C'è qualcosa qua? Sempre quella. Nectar Drinking Land, la so pure io ormai. Io sto facendo foto a caso proprio. Saranno 7 foto uguali, con una con la faccia più improponibile dell'altro. Nectar drinking, orca gli scout, che orca. No, no, non ci andiamo mica. Siamo qua con Camilla. Beh, dai, pensavo facessero più schifo. Bravissima! Sei bravissima! L'abbracci, per favore. Se ha bloccato tutto. Boh, si è sbloccato. Te basta dire che si è bloccato tutto. No, nuota giocosamente da solo. Andiamo in piscina? Non che si possa fare molto, però. Tipo, sarebbe bello che potessero nuotare nudi. Ah, che ragazzacci. Beh, Camilla, chi è che non si butterebbe. Ah, con i vestiti addosso. No, non andare. Fermi, che voglio beccare il punto, il momento in cui lui spruzza a lei. Però devo mettermi. Oh. In da position. Non mi capisco più coi tasti, non sto capendo una mazzafava. Ok.
Bene, Garza. Quiv. Poi spruzzi? schmezzo. Non so se sono riuscita a prenderlo. Cioè, che sia venuto fuori bene, intendo. No, 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 però facciamo le cose fatte bene. Andiamo, cioè, la porto fuori una sera. Sì, non è che in piscina si possa fare tanto. E mi dispiace, perché sarebbe una figata che potessero fare un sacco di cose. Quindi io a sto punto ti sfido a una partita di freccette. Cioè, sembra che si degnino di uscire dalla piscina entro tipo mezzanotte. Allora, lei è anche stufa. Usciamo allora, per favore. Ce la faranno i nostri eroi? Vabbè, lui gioca da solo perché Camilla è tipo morta. Vabbè, allora andiamo a giocare a scacchi con la signorina. Cioè, giusto per non star da soli. Salve. Oh no, ma va via! Giustamente dice uomo nudo, uomo nudo. Vabbè, vestiamoci, dopo ascoltami una roba. Chi è questa? Andiamo anche a casa, tanto lei sta dormendo. Non è che sia proprio molto collaborativa, in un qualunque modo lo vogliamo dire. Quindi facciamo che andiamo a casa e la lasciamo dormire lì. Ciao Camilla, così impari a dormire la notte. Ok, siamo a casa casina, abbiamo ancora la casa decorata poi, ma anche no. Allora, comunque a me dispiace quando le cose vanno come prima. Cioè, ti prepari tutto il tuo bell'episodio, dici andrà tutto liscio. Il chicchio! Stavo per dire il ca, eccetera. Poi il picchio ed è venuto fuori il chicchio! Chi è che non dice il chicchio? Dai, tutti quanti, hashtag il chicchio! Vabbè. Insomma, dicevo che mi scoccia quando il gioco si blocca, ci perdiamo la vita, poi ti passa anche la voglia, detta proprio. In tutto obietà, che c'è, cioè, vabbè, raga. Adesso svuotiamo anche quelli. Volete che vi dica? Io non so più che cacchio dire. Sto diventando dislessica in una maniera vergognosa. Allora, tu fumi, che sei pieno. Adesso io ti svuoto. Capisci bene. Ok, grazie marito, bellissimo che tu venga a darmi i baci, ma io avevo da fare in realtà. Allora, svuotiamoli anche qua, così abbiamo fatto tutto. Lui è sempre qua giù ad allenarsi, che mi fa piacere. Almeno la stanza viene usata, ma in realtà non era quello che volevo farti fare io. In quanto è tardi, adesso ti lavi, mangi e poi vai anche a dormire perché domani lunedì c'è scuola, non hai neanche fatto i compiti. Cioè, non so cosa credi di aver combinato sto weekend. Una misura di niente. Non so perché poi ho detto misura di niente. Vabbè. Da dove viene? Da qua, ma viene ad asciugare prima che i gatti ci entrino proprio di testa. E poi mandiamo a letto.
No, poi facciamo che le facciamo fare una doccia, vabbè, dai, riflessiva, che te frega, basta che si lavi. E dopo mando a letto pure lei, perché domani mattina ci si sveglia presto per andare a lavorare. Jacopino, ti inviamo un SMS felice. Probabilmente la risposta sarà: ma vedi che ore sono? Stavo dormendo. Molto probabile, però noi siamo felici, dobbiamo condividere questa felicità. Ok, allora. Dritti fino al mattino, come si dice. Ah, cavolo, è vero, non sono arrivate anche le bollette. Ah, lei alle 7 comincia. Ok. Ma si è svegliato lui. Vieni pure a mangiare. Oh no, la micia sta male. Poverina. Noi non abbiamo niente che le possiamo dare, però. C'era qualcuno che aveva. Non loro, a quanto pare. Ah sì, poi avevo portato a casa questo quadro, se vi ricordate la scorsa volta, per metterlo in camera di Grace. Aspettate, lo attacco qua, ma non lo voglio mettere lì. Cioè, lo vorrei mettere più basso. Se io lo metto qua, il trucco me lo fa mettere. Devo per forza andare in modalità costruisci. No, me lo fa mettere. Non mi fa impazzire, lo metterei più qua, però qua ci sono già le lampade. Vabbè, al momento lo lasciamo lì. Ah, non c'era nient'altro da mangiare, è finito tutto. E lei? Forse era l'ultima? Guarda te, una va a lavorare e a mangiarsi i piselli e neanche tutti poi, vabbè. Dai, andiamo con lei. Ci siamo! Allora, che curiamo oggi? Ma no, Federica! Certo che curiamo lei! Cosa faccio? Che poi le due continuano a non conoscersi. Pensa, è la sorella di tuo marito, cioè pensa a te che mondo piccolo. C'era anche il vostro matrimonio. È un mondo piccolo. Allora, esaminiamo gli occhi. Ma sei vaccinata, Federica? Le orecchie? Diagnosi debole, parecchio debole. Dai, andiamo ad esaminare il campione che abbiamo prelevato. Lui sempre qui. Karim Abd al-Kader. È caduto, al-Kader. Ok, ragazzi, abbiamo visto che sono anche andati a scuola, quindi a posto. Ora annotiamo i risultati. Esamina Sims venuto. Ma deve svenire qualcuno prima. Allora, diagnosi convincente. Secondo me è il plum bomb pruriginoso. Però, sì, dai, emergenza lavorativa. Sì, no, fermi, è il plum bomb pruriginoso, raga, si è grattata. Si è grattata. Lo dico io. Fidatevi di me. Ah, beh, questa.
Questa sì, si mangia i piselli in orario lavorativo. Chi è che non si farebbe operare da una che mangia i piselli? Rob Cruise? Adesso andiamo anche all'emergenza se riusciamo ad andarci. Poi perché Plubombo pruriginoso devo operarlo? Possibilmente non uccidendomi, Federica. Ma si stava grattando! Per forza era il Plubombo pruriginoso. Manda che ghi. Oh, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Opera. Porca miseria. Emergenza fallita. Ma no, ma sono andata! Che palle! Palle. Te, curiamo te. O almeno a quanto pare ci proviamo, visto che una si gratta, poteva essere solo il coso pruriginoso, invece no, non lo è. Non è il coso pruriginoso. Maledetti! Sto tipo, dove vai? Dove vai? Madonna, poi sto qua c'ha il camice con le paperelle. Cioè, neanche a 10 anni. Esaminiamolo, va là. E questa va, niente, va a mangiare questa qua, vabbè. Allora, io ti recludo qui. Ok. Io li hanno. Dove va? Madonna de Dio, la mania! Vieni qua ad annotare i risultati, visto che là c'è l'amico pelato. Allora, tu cosa avrai mai? Diagnosi convincente? No, non mi fido più. Sto qua probabilmente avrà la IEIA. Testa rigonfia, no, ha messo la mano sulla testa. Secondo me la testa rigonfia. Io seguo il mio istinto, probabilmente sarei un medico orribile. I voti sono aumentati, molto bene. Olla! Sto giro ce l'abbiamo fatta, raga. Però non capisco perché prima no. Cioè, la tipa si grattava e no, non è il Plubombo pruriginoso. Ma vi venisse a voi il Plubombo pruriginoso. Vieni a mangiare, va là, tramezzino. Che probabilmente sti piselli o li hai finiti o sono andati a male. Niente, raga, scusatemi, ma c'ho l'odio da Plubombo pruriginoso. Vi venisse a tutti quanti, mannaggia. Io di solito dico vi venisse lo scagotto rapido. Ecco, adesso dirò vi venisse il Plubomb pruriginoso. C'è un sacco di R, pruriginoso. Vabbè, Beatrice qua che se la magna. Altro che il giorno lavorativo sta per terminare. E a me che me frega. Dico. Vabbè, sono praticamente ci siamo. Comunque, tempi veramente brevi, per riuscire a salvare la donna svenuta. E qua buon trattamento dei pazienti, perché ce l'abbiamo fatta. Dai, 15 minuti e ce ne andiamo a casa. Ok, abbiamo guadagnato 1.235 e un giorno di vacanza. Non male, andiamo. Che succede? Waffle! Waffle! Ha raggiunto la fine della sua vita, della sua vite. Cos'era? Una vite d'uva? No! Waffle! Waffle! Stanno morendo tutti! Tutti stanno morendo! Waffle! Ve la ricordate? L'abbiamo adottata quando, nel primo episodio che abbiamo visto di Cani e Gatti, appena uscita l'espansione, un episodio tipo di un'ora. Oh, wow. Allora, io libero sempre lo spirito nell'aldilà perché non mi piacciono i fantasmi. Vorrei che fossi qui, mi piace.
Devo ancora sistemare il cimitero, raga. Dovrei trovare un po' di tempo nei prossimi giorni e quindi lo farò e poi li portiamo tutti. Gilda, Cosmo e Waffle. E ragazzi, io l'episodio lo concluderei qua proprio, visto che ho una tristezza addosso, che credo andrò in un angolino a piangere. Io vi lascio qua per questo episodio. Lasciatemi piacere al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!